Sì, adesso. La prima, tutte le volte che siamo stati chiamati, noi qui ci siamo stati. Ne ho saltate due perché stavo impegnato in altre cose, ma il comune c'è sempre stato, d'accordo? Quindi non si tratta di legittimare Pomino, ci sono altri che ti legittimano, d'accordo? Perché io l'unica cosa che chiedo, la confusione, io non c'ho tutta questa confusione, non vedo più. Dico, non c'ho tutta questa confusione, noi ci abbiamo abbastanza chiare le cose come stanno andando. A me la cosa è proprio che qualcuno voglia mantenere molta confusione. Perché? Perché nella confusione ci si può infilare tutto e tutti gli interessi che ci stanno. Guardate che gli interessi ci stanno qua dentro, stanno ovunque e bisogna cominciare a vedere. Allora io personalmente, assumendone insieme ad altre responsabilità, sto provando a tutelare un interesse. Sarà stato un errore? Ragazzi, si pagherà pesantemente. L'interesse è quello di poter mettere in condizioni chi abita in corso Vittorio Emanuele 112, di poter ripartire se può. Chi c'ha sotto il negozio di partire, chi c'ha il direzionale in quel palazzo di poter partire. Come diceva Iacovone, noi siamo in condizione almeno di rifare il palazzo esternamente, compreso il tetto, dentro. Poi ci stiamo preoccupando di capire il destino delle seconde case e dei negozi sotto. Allora che cosa abbiamo fatto con il governo? Uno, abbiamo evitato, Rodò, proprio io non sono d'accordo stavolta con te, perché chi era quello che si dava le botte Tafazzi? Ma stiamo a scherzare, tu potrai provare a smontare questa cosa, noi crediamo che sia un atto forte. Se qualcuno vorrà smontare, come qualcuno che sta chiedendo un commissariamento per il centro storico, io credo che sono tutti in buona fede, però è chiaro che ci può essere qualche interesse nel nostro centro storico, lo sappiamo. Abbiamo tanti palazzi, era partito tutto. Io so, a me ha chiamato il Presidente della Repubblica per il progetto pilota che c'era stato venduto e qui dentro era stato venduto la fontana. È vero o no che tutti sapevamo che c'era un progetto pilota che doveva partire immediatamente? Sì o no? È vero o no? Sono stato chiamato da Letta, dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, io ho fatto 4 incontri col prefetto, è entrato in ansia perché bisognava rispondere alla Presidenza della Repubblica. Io ho firmato il 4 aprile, i progetti non sono arrivati perché era il meccanismo diverso e c'erano altri interessi di dividere la città in un certo modo. Non mi fate tornare su questo. Adesso noi crediamo, e l'ha letto adesso Piero, con quella interpretazione del comitato scientifico, d'accordo? Che ha smontato la precedente posizione venuta sulla nostra, così come il tavolo del MEP, ha detto l'unico modo per rifare l'Aquila in quella complessità è come avete fatto voi. Dopodiché loro dicono, attenzione, la cosa che è uscita anche stasera, il problema, Rodò, è qual è il limite dei soldi. Bisogna sapere, non l'ha pensata nessuno questa cosa, anzi, rispetto a chi aveva promesso Mario e Monti, ricordate schiaffo in faccia al sindaco, lo ricordate, no? Rispetto a quello, dicono loro, qualcuno deve fare il preventivo. Gli unici in condizione di fare il preventivo per la città e per il contado, per gli altri, siamo noi, per come abbiamo impostato il lavoro e abbiamo promesso che in 15 giorni li portiamo. Chiaro, il preventivo, ragazzi, è di massima, ma parlà. Solo noi abbiamo 403 ettari di centro storico. Il comune dell'Aquila ha 403 ettari di centro storico vero, quello perimetrato. Pagaria sono 22 ettari. Sono 4-5 dei comuni che in questo momento stanno andando avanti a sorreggere qualcuno. Allora, noi il 22 abbiamo l'appuntamento con Letta. Qualcuno ha fatto le battute che noi non saremmo stati in condizione di portare il preventivo. Noi lo portiamo e vi dico come lo facciamo, perché sennò non si capiscono le cose. Allora, come si distinguono il centro storico? Prendiamo la tipologia Aquila centro, perché poi le frazioni sono a Ragosta. I palazzi si dividono in palazzi vincolati, e sappiamo sono 2.400, poi abbiamo una percentuale che non riusciamo ancora a capire perché noi abbiamo chiesto delle regole chiare, invece loro hanno fatto sto collo in bottiglia ridicolo in una commissione che va così. Noi non vogliamo le cose così,
Chiaro? Niente arbitri finché ci sto io. Poi diventerà un'altra cosa. Con noi gli arbitri cerchiamo di evitarli. Anzi, se ne sapete qualcuno, me lo denunciate, fate da noi e sapete che io quello che faccio. Dicevo, c'è una quota che sono i palazzi di interesse che possono arrivare al 60%. Questo a noi ancora un po' sfugge e dovremo cercare di vedere quanti possono essere. Poi c'è quella parte, ad esempio quella che diceva quello voglio demolire, no? San Domenico, San Pietro, via Rustici, eccetera, eccetera, che sono un'altra tipologia. Queste sono le tre tipologie, d'accordo? Vincolate, e quindi facciamo il calcolo del metro quadro di quella parte che si può fare domani se tu non provi a smontarla, ma io sono sicuro, Rodò, è una battuta. No, tu hai fatto una battuta che si smontano, sto a fare una battuta come tu l'hai fatta che si smontano i piani regolatori. Noi diciamo che questo, noi siamo convinti che è difficile smontarlo, anche perché ha resistito alle truppe. Sono truppe e gente talmente più grossa che non mi ha pestato solo perché non riusciva a vedermi, capito? Come io non riuscirei a pestare un microfono, capito? Però ce l'abbiamo fatto. Fatte queste tre tipologie è facilissimo. Si moltiplica. Quante sono le prime case? 1, 2, 3 nei tre file. Quante sono le seconde, le terze, le quarte, le quinte case? Elementi. Quanti sono i negozi di attività produttive? Elementi sotto. D'accordo? Quanti soldi i disgraziati come lo del sole, che è uno solo e che non ce sa, ce l'abbiamo perché ci abbiamo tutti questi dati, e noi diciamo preventivo. Insomma, non sta al centesimo, non sarà la migliaia di euro, però insomma si avvicina abbastanza. Questo diventa anche il piano economico del centro storico, di quella parte che riparti subito. Perché la cosa importante è che noi stiamo provando a dire non solo su questa scorta loro sarebbero disposti a darci qualcosa in più, ad esempio nella seconda casa non solo il solaio e il pavimento e i servizi, cioè l'impianto di riscaldamento, il tubo centrale, ma magari riusciamo a struccare pure l'infisso interno, forse il pavimento, forse altre cose, e in più anche un riconoscimento che noi stiamo vedendo, ad esempio chi li apre al centro per 8 anni non paga l'ICI su l'affittuario che affitta in un certo modo, la taccia e così via. Questo è. Ma noi è la lotta contro il tempo, capito quello che è? Perché se stessimo ad aspettare tutto quanto non funzionerebbe. Dopodiché c'è un dato, può dispiacere, poi vengo all'autocritica e finisco, Anna. Quella dei rifiuti, infatti l'autocritica della partecipazione. Questi atti, fra l'altro, sono stati presi con il Consiglio Comunale. Noi la perimetrazione, per scelta del sindaco, da allora, l'abbiamo fatta in Consiglio Comunale per primi e tanti altri atti che poi gli altri comuni, anziché chiedere alla struttura tecnica di missione, hanno chiesto a noi. Il Consiglio Comunale, quanti giorni fa, la Commissione ha approvato una delibera che adesso era il Consiglio Comunale, ma che è passata in Commissione, che tutto quello che abbiamo fatto finora, nel bene o nel male, Rodò, sbagliando quello che vuoi, però il Consiglio Comunale condivide, fa tutto un ricapitolare di tutti gli altri fatti e diventa la nostra posizione, che ripeto, è talmente forte che il MEF ha approvato. Città di Gromiene, eccetera, noi sappiamo che si dovrà demolire, alcune cose dovranno uscire, la decisione è come li costruiamo. Il problema è la capacità rispetto al put-put, è che in questo momento qui serve una grande collaborazione e una volontà di sognare da parte della città. L'atto del piano di costruzione non dà alcun potere cosiddetto ablatorio, me l'hanno insegnato i tuoi colleghi in questi giorni, per cui da un lato tutti noi sogniamo di rifare la parte bella della città, i nostri centri storici, le nostre piazze, quei vicoli, no? Se leggete Viaggio in Italia di Piovene, dice che è una città che respira, parte così, perché tu dovunque stai vedi o vedi il Silente, no? O vedi il Gran Sasso, vedi la montagna, respiri da qualsiasi vicolo, quelli li dobbiamo rifare, siamo d'accordo. Però abbiamo un sacco di schifezze che sappiamo, molto, anche il centro storico. Le famose aree brevi,
il periodo triste, il periodo delle mani sulla città. Tutti noi vorremmo cambiarla questa cosa, tutti noi sogniamo di vedere un cambiamento anche a Valle Pretara. Valle Pretara, chi è che non conosce Valle Pretara e la realtà dentro di Valle Pretara? Noi non abbiamo tutti questi strumenti, è la città che si deve interrogare. Io voglio capire la città quanto vorrà cambiare interrogandosi, questa sarà la grande discussione con i cittadini. Ci abbiamo delle possibilità, la Lauretana voglia se si può cambiare. Io oggi, come lo dico, oggi ho fatto una grande telefonata al presidente commissario dell'ARPA. Gli ho detto, scusa, io ho le case in Berlusconi, perché non proviamo a inventare una cosa che qualche casa che non vale la pena tu non la rifai, ci lasci quegli spazi, ti prendi le più immediate case e pensiamo a alcuni quartieri a ridisegnarli meglio, un po' di radarli, creando magari una piazza, un servizio, facendo più bello. Ci vogliamo provare? Questa è la discussione vera della partecipazione. Scusate, ma non vi chiedete di fare interventi in cui cambio. Oltretutto, Rodò, io sto aspettando questo progetto, io non sto aspettando questi nella piazza qui, io sto aspettando quello lì, si può presentare. E adesso vi aspettiamo. Signora, aspetti, adesso che... Vuole quello di Derbello? Sì. Capito? Questo è quello che vorrei dire, non capivo perché si arrabbiava la signora. Sì, si arrabbiava, io sto a Santeria, ho beccato due progetti carte sul terreno agricolo, davanti a casa mia mi hanno fatto un casermone che non si sa come mi devo, cioè quando mi non rientro più a casa volentieri, quindi già cerco di, diciamo, di digerire questa cosa qua. Infatti a me piacerebbe, perché voglio il centro storico, scoprire il centro storico, però alla fine quando tutto sarà ricostruito, mi piacerebbe mettere mano alle periferie che si sono sacrificati per l'Agra, per il cammino costruito male negli anni. E stiamo già facendo anche questo tentativo. Ma voglio vedere come poi, poi mi piacerebbe anche dare un regolamento, perché io vedo tutti i giorni che entro a casa mia la gente che parcheggia sul verde. Vabbè, mi aspettavo una cosa più drammatica da questo scatto, fortunatamente, signora, mi perdoni. Aspetta. Ho tirato il sospetto sollievo, pensavo di aver detto una bestemmia, cioè di quella. Vabbè, comunque mi arriva a concludere rapidamente. Allora, detto questo, quindi io credo, scusate, io vorrei concludo rapidamente dicendo una cosa anche a Vincenzo. Vincenzo, il ritardo di uscita c'è, aspetta, però adesso, dato che noi stiamo pubblicando tutto, il sito fa schifo, muovi da una notizia che spiega perché nelle piogge. E Vincenzo, io sono d'accordo con voi. Primo, progetti devono entrare. Due, ci sono qua 91 parti comuni che stanno aspettando una via o stanno aspettando la famosa cosa che dovete dare. Io ammetto che succedono le cose. Oggi abbiamo parlato un cinese, anche se noi non potremmo parlare un cinese, la quale andate in tilte perché Fontana e Chiodi cacciano un decreto al giorno. E ogni volta che cacciano una cosa nuova, è andato in tilte il loro sistema informatico, non è che non dialoga col comune. Il nostro che siamo non siamo la struttura che va a cada un però cominciamo, cominciamo a dirlo. Funzionano meglio lì. Però guardate, io qui quello che dico, qui, se c'è, guardate, la prima cosa sarà che il mio mestiere, permetti, non è che ho tifato sulla diagnosi che pensavo. Speriamo che la polmonite, poi la spinghiò per la polmonite. Le cose vanno fatte precise, responsabilità, problema, va individuato dove è intovato. D'accordo? E piano piano lo rimuovi sul percorso del difficile. Poi, il sito, abbiamo avuto un problema perché il sito c'è generalmente, abbiamo fatto, io credo sia anche carino, non è completissimo perché manca tutta la parte del lavoro sulla città, stiamo trovando collaborazione con l'università, potrebbe diventare anche molto bello. È arrivato adesso il permesso del Ministero, che è stato complicatissimo averlo perché ci vuole un pass. Credo che faremo una conferenza stampa di presentazione. E, ripeto, manca un po' della parte storica, la settimana prossima credo che sia mercoledì,
Quindi da mercoledì dovremmo avere il nuovo sito, chi l'ha visto lo trova, carino. Inventeremo, come diceva Enrico Bono, no, è chiaro, carino, anche funzionale. Io sono riuscito a navigarci, quindi se ci sono riuscito a navigare io abbastanza velocemente, gli metteremo tutto. Adesso fa un po' schifo, però ci trovate tutto, ci trovate anche quali sono, Vincenzo, quali sono 91 ingegneri che non stanno lì nelle parti comuni. Così, già c'è. Lì siamo a mettere tutto, abbiamo messo tutto. Volevo semplicemente dire una cosa, perché se no poi in effetti facciamo veramente la guerra fra i popoli. Non è che va io non ce l'ho con gli ingegneri, ma poi ora di posizionare essi stiamo dando un guaiato già di nostro, che non è questo che ci cambia la vita. Il problema è semplicemente questo, non bisogna guardare il numero assoluto di progetti che c'è un determinato comune. No, bisogna vedere l'attrezzatura che c'è. Vince, è stata una porta aperta. Allora, ultima cosa. Beh, invece sono tutti. Problema della partecipazione. Questo è il problema vero. Io non credo di essere io responsabile, perché su questo della partecipazione è un problema di statuto. Lo statuto non è del sindaco. Attenti. Io ho cercato di differenziare le responsabilità da quando mi sono insediato, parte fra i dirigenti e la struttura politica. Una cosa è la giunta, cioè il governo, una cosa è il consiglio, cioè il Parlamento, che in tutti i posti seri è molto differenziato in tutte le assemblee. Cioè una cosa è il sindaco e la giunta, una cosa sono i poteri consigliari. La commissione statuto, sapete quello che è successo, adesso è governata da un nuovo presidente della destra, assessore provinciale, che si chiama Demo. Io ritengo che sia un processo che debba fare il Consiglio Comunale nella Commissione Statuto. Io prendo la responsabilità, per l'ennesima volta, di seguire io questa vicenda. Datemi però, ma non per... Scusate, non è una cosa mia diretta, però me la assumo io questa responsabilità, ne risponderò io di portarla al Consiglio, e poi io mi prendo la responsabilità di gestire questa cosa, portarla in giunta, che poi deve votare la giunta, e portarla in Consiglio, perché lì ho già cominciato a sentire da chi l'ha letto che ci sono. Non è facile, io ho provato già a parlare tempo fa con il padre delle partecipazioni, che è un toscano, di cui è il numero, mi hanno mandato con un libro, non l'ho manco aperto perché non c'è avuto tempo, è un problema di cui mi faccio carico io, anche se solleciterò la commissione statuto, che è quella che dovrebbe fare queste cose, insomma, non tocca al governo fare alcune cose che tocca al Parlamento. Me ne prendo io la responsabilità, datemi tempo, 15 mattino 21 di luglio, insomma, datemi un mese e mezzo che probabilmente mi serve. Questo me ne assumo la responsabilità. Per le macerie. Per le macerie, lunedì partiamo alla raccolta delle macerie a Tempera. Però sappiate, anche perché qualcuno di voi, se finalmente avrà il quartiere che ti parte il cantiere, le macerie sono bloccate. Mo non ci stanno giornalisti, così domani non c'è il titolo, c'è l'ente che attacca, c'è l'ente Lidia, c'è l'ente psicopatico, c'è l'ente ha smesso di fumare il nervoso, come dico, sto benissimo. Il problema, per farvi capire perché vi dovresti incazzare, ma non alla tapazzi contro di noi, scusate, che poi è normale, io vengo volentieri, più mi dico, ma più mi sento aquilano, capito, tormentato. Ma vi rendete conto, e concludo con questo. E io credo che qui non è scritto Mindigno, io mi indigno da tanti anni, però io mi indigno molto di più, vorrei che voi capisse questo, e allora cambiano tutte le cose. A detta di Bertolaso e compagni, questa è stata la più grande tragedia degli ultimi 100 anni. Fortunatamente non tanto il numero delle vittime, ma nell'enormità di quello che è successo, in termini di danni qualitativi e quantitativi. Giusto? È la più grave tragedia degli ultimi 100 anni. Mi pare che su un aspetto centrale, che però è patognomonico, cioè la prova di tutto, come cazzo funziona il tutto, che è quello della raccolta delle macerie. Noi partimmo con 500 tonnellate al giorno ed era una cazzata di rifiuti.
passate, arrivate le truppe cammellate del commissariamento, 150-200 tonnellate al giorno. Adesso è tutto bloccato, vi annuncio ufficialmente che è tutto bloccato. Bloccato tutto. Sono tre ordinanze, da prima di Natale, che il sistema paese, cioè l'Italia, quella che doveva fare il nucleare, che fortunatamente stava domenica, tutti quanti andiamo a dire, a scriversi, ah, quella che è l'ottava o sesta potenza economica, paesi navigatori, scienziati, inventori, nel caso quello, poeti e poetesse, non è capace di scrivere uno straccio di ordinanza che risolva le cose. E sapere chi è che c'ha la soluzione in mano, bene o male, che mi consulta che funziona? Oggi prendevo in giro anche i miei dirigenti, studi, ce l'ha Moroni e qualcun altro, perché funziona quella nostra. Ci siamo messi d'accordo con i privati, abbiamo creato una cosa. Non passa, perché? Ma ammettiamo che il comune non sia all'altezza, ma mi pare che l'Italia, che sta a far guardare la Libia, porta la pace, fa questo, scava i pozzi per l'oro, fa le autostrade a destra, non riesce a risolvere questo cazzo, scusate, di problema delle macerie. Allora, mi fate capire, dov'è il problema? Sono io che lo dico, o c'è qualcuno che intigna, pur non essendo all'altezza, pur non avendo il tempo di starci, che non vuole prendere atto? Che fa? La soluzione, allora, è vero che noi risponderemo adesso, vediamo il governo. Oggi, in questi giorni, Moroni ha detto le cose chiaramente, ha partecipato alle assemblee, siamo andati all'assemblea, se volete l'assemblea sulle macerie, veniamo domani, viene Alfredo perché io ne capisco poco, lo segue lui, è già venuto a spiegare, oggi stava sui giornali, noi lo spieghiamo, la soluzione è quella. Allora, anziché fare cose, ma qualcuno potrebbe dire per favore, senza che sono sempre solo io, no? O uno dei miei assessori che insieme a me sono usciti di testa, potrebbe dire, ma perché non si riesce a azzeccare un'ordinanza sulle macerie? Sono tre ordinanze, sei mesi, sette mesi, che il governo italiano non riesce a fare un'ordinanza per una sola. Con questo si è capito forse dov'è la confusione. Io vi chiedo una cosa sola, cominciamo veramente a cercare di capire come stanno le cose, chi sbaglia e chi non sbaglia. Se non capiamo questo, io comincio a pensare che qualcuno di noi sta anche da in buona fede, ma forse sta facendo il gioco del nemico. Grazie. Grazie signora. Non sta sempre che abbiamo scritto la lettera.